Salve a tutti. Allora, l'altra rebbe porta al versetto. Il versetto dice: Kishemesh umagen havaye Elohim. Sarebbe a dire come che il sole ha uno scudo che ci protegge dal raggio del sole, altrimenti i raggi del sole sono troppo dannosi, troppo forti per noi, non possiamo sopportarli. Come che il sole ha uno scudo che ci protegge dai raggi del sole, così il nome di Havaye è questa energia fortissima che è troppo forte per noi, e c'è il nome di Elohim che nasconde l'energia di Havaye. Come dicono i nostri saggi in Talmud, in futuro Dio tirerà fuori il sole dal suo astuccio, i peccatori saranno puniti con questo sole fortissimo e i tzadikim saranno guariti con questo sole fortissimo. E dunque, come che il sole ha questo astuccio, così il nome di Elohim protegge, ci protegge dal nome di Havaye, Beto Isia. Cosa significa il nome di Havaye, tetragramma? Il nome di Havaye significa Mehave, che fa divenire, che Dio fa divenire tutto ex nihilo, dal zero totale all'essere, dal nulla all'essere. E se noi guardiamo il nome di Havaye, Yud Kei Vav Kei, la parola Mehave, che fa divenire, deriva dalle tre ultime lettere del nome di Havaye. Hei, Vav, Hei. Adesso la Terebbe spiega cosa significa la Yud. C'è una Yud prima, il nome di tetragramma comincia con la Yud. La Terebbe spiega che questa Yud indica che questa è un'azione continua. Sarebbe dire, non è una cosa che Dio ha creato il mondo in 6 giorni di creazione migliaia di anni fa, ma è una cosa continua che Dio crea e ricrea il mondo ex nihilo in ogni istante. Come spiega Rashi? Sul versetto Kacha ya'ase Yov kol ha'yamim, così faceva Giobbe tutti i giorni, che Rashi spiega che la Yud indica che questa è una cosa continua, che era solito fare così. E dunque, veramente il nome di Havaye crea tutte le creature ex nihilo. Questa energia da dove deriva? Deriva dallo spirito della bocca di Dio, come ho spiegato precedentemente, che questo spirito della bocca di Dio dà l'energia di creare ogni cosa ex nihilo. Perché non è sufficiente quello che sono stati creati in 6 giorni della creazione, ma ci vuole ogni istante una nuova creazione, come una proiezione. Se tu hai proiettato una cosa sul muro, non è che puoi spegnere il proiettore e andate via e la proiezione rimane lì, no? Vuoi che rimani la proiezione, devi continuare a proiettare ogni istante. Così la creazione del mondo è una creazione costante. Adesso, quando noi lodiamo Dio all'inizio dell'Amidah, diciamo Hagadol Hagibor, il grande, il forte. Adesso potrebbe spiegare cosa significa il grande e il forte. Il grande rappresenta il concetto di Chesed, di bontà, sarebbe dire l'espansione dell'energia divina, che l'energia divina va in tutti i mondi, in tutte le creature, mondi e creature ad infinitum, e fa sì che tutti i mondi spirituali e materiali, materiale uno, vengono creati ex nihilo e sono vivi ed esistenti con bontà gratuita. Sarebbe dire, noi siamo, esistiamo e viviamo non perché ci meritiamo di vivere, ma perché Dio è buono, una bontà gratuita, senza motivo.
questo concetto qui si chiama grandezza, la creazione dell'energia divina che si rivela a tutti i mondi, da Dio a tutti i mondi, perché deriva dalla grandezza divina, che lui stesso, la sua gloria, la sua essenza è grande senza fine, come diciamo nella tefilah veligdulato en heker, la sua grandezza non ha limite, non è, non si può cercare di raggiungere e di comprendere. E di conseguenza, siccome Dio è infinito, lui dà energia e fa esistere e mantiene in vita dal zero all'essere tutti i mondi, tutte le creature infinite. Perché? C'è teva hatov leetiv, perché la natura del bene è di fare del bene. Siccome Dio è l'essenza del bene, lui vuole fare del bene, fa del bene a tutte le creature, a tutti i mondi, anche se non si meritano, una vera bontà assoluta gratuita. Com'è che questa qualità, la qualità della grandezza, è una lode esclusiva di Dio? Perché? Perché nessuna creatura è capace di creare ex nihilo, solo Dio può creare ex nihilo. Questa qualità, non solo che noi non siamo capaci di farlo, siamo neanche capaci di comprendere remotamente come è possibile creare ex nihilo. Sono molte cose che noi sappiamo come funziona, uno può sapere come funziona un missile, eccetera, o la scissione nucleare, non sei capace di farlo, ma sai come funziona. Non, noi non possiamo neanche razionalizzare come è possibile che Dio possa creare le cose ex nihilo. È incomprensibile per me. E dunque, questa è una cosa totalmente al di sopra, non solo di essere fatta da qualsiasi creatura, ma di essere compresa da qualsiasi creatura. Non c'è nessuna creatura che può creare ex nihilo. Come dice il Midrash, che se tutti gli uomini della terra si radunassero assieme, tutti i saggi, tutti gli scienziati, non riuscirebbero neanche a creare un'ala, l'ala di una mosca, e sicuramente non di farla vivere. Perché? Perché creare ex nihilo è una cosa che è di sopra di tutte le creature, è di sopra della mente delle creature, perché viene dalla grandezza di Dio. E Dio e i suoi attributi, sarebbe dire la grandezza, significa l'attributo di Chesed, di bontà, sono tutt'uno, come è scritto nello Zohar, Iu vegamo ichad, lui e i suoi recipienti, i suoi attributi sono tutt'uno. E dunque, come che è impossibile per noi comprendere Dio, è impossibile comprendere gli attributi divini, e in questo caso stiamo parlando della Gdullah, della grandezza, della bontà divina, è impossibile comprendere. E dunque, come che è impossibile comprendere per ogni creatura la grandezza divina, cioè la capacità di creare ex nihilo? Così non possiamo comprendere la forza divina. Cos'è la forza divina? La forza divina è la capacità di Dio di contrarre, di nascondere, di limitare l'espansione dell'energia divina che Dio crea e fa vivere tutti i mondi ex nihilo, ma lo fa in maniera che questa è nascosta, che uno pensa, io esisto per conto mio. Dio crea tutti quanti, ma li crea in maniera nascosta, che la vitalità, l'energia divina si nasconde nel corpo del creato. E sembra che il corpo del creato è una cosa per conto proprio, una cosa indipendente. E non è evidente come questa è un'energia divina, come l'energia, come il raggio del sole che si trova ancora dentro il sole, che non è una cosa per conto proprio, è totalmente nullo lì, in realtà è così. Però non si nota questo. Perché non si nota? Perché questa c'è la Gvura di Dio, il nome di Elohim, che nasconde l'energia divina. In realtà questa cosa qui
sono due cose totalmente opposte. Da un lato, Dio crea il mondo, creare ex nihilo è una prerogativa divina che solo Dio può farlo, e dunque cosa dovrebbe essere? Dovrebbe essere ovvio, rivelato, come questa è una manifestazione divina. D'altro canto, Dio nasconde questa manifestazione divina fino al punto che ogni creatura pensa: ah, io ho creato me stesso, più o meno. C'è chi la pensa proprio così, c'è chi la pensa quasi un marcio percentuale: ah, io ho la mia intelligenza grazie a me stesso, perché io ho viaggiato, ho studiato, ho intervistato molte persone, eccetera. E noi dobbiamo riconoscere, sì, è vero che siamo intelligenti, che abbiamo certe doti, ma tutto quello che abbiamo Dio ci ha dato. Senza Dio non abbiamo nessuna esistenza. Di natura tendiamo a pensare a... sì, magari Dio mi ha creato, però anch'io ho fatto qualcosa. Chi più chi meno, eh? Ognuno pensa questo in una certa misura. È sbagliato. In realtà non esiste nulla oltre che Dio. Noi siamo come un raggio del sole che è ancora dentro il sole, che è totalmente nullo, non esiste neanche, non si può dire che c'è un raggio, perché lì c'è la sorgente del sole, di tutto il calore e la luce. Questo raggio non vale niente là. E dunque queste due cose mi hanno detto: creare ex nihilo, una prerogativa divina, una rivelazione di Dio. Nascondere questa rivelazione è proprio contrapposto alla creazione. E dunque Chesed e Gevurah sono totalmente opposti, però Dio li fa coesistere assieme. Perché Dio ha fatto questo? Per far sì che il corpo del creato non sia totalmente nullo, per darci la possibilità di avere una scelta libera di pensare e sentirci come un'entità per conto nostro. Questa è una cosa al di sopra della mente umana di comprendere come è possibile che Dio nasconda la sua energia in maniera tale fino al punto che noi pensiamo di essere un'entità per conto nostro. E nonostante ciò siamo creati ex nihilo. Che abbiamo detto sono due cose, concetti totalmente che si oppongono. E dunque, come che è impossibile per qualsiasi creatura di comprendere il concetto della creazione ex nihilo, così è impossibile comprendere il concetto della Gevurah, della forza divina che Dio nasconde la creazione ex nihilo. Adesso proprio il pezzettino del Tanya di oggi. Dice Atrebbe: questo livello del Tzimtzum nel linguaggio della Kabbalah si chiama Kelim, recipienti. La energia stessa si chiama Or, luce. Perché i kabbalisti hanno scelto questa terminologia? Come che il recipiente nasconde quello che contiene? Così lo Tzimtzum nasconde la luce divina che dà forza, vitalità e crea tutto ex nihilo. Adesso, cosa sono i Kelim? Ho detto che l'energia divina sono, è la parola della, che Dio, con cui Dio ha creato il mondo. Cosa sono i Kelim, recipienti? I recipienti sono le lettere. Le lettere formano la luce divina in una forma specifica, per cui l'energia della mente, quando viene espressa, per esempio, viene espressa a parole, le parole limitano il tuo pensiero, limitano la tua energia intellettiva in maniera che possa essere accettata da una seconda persona che non riesce a leggerti il pensiero, e anche se riuscirebbe a leggere in qualche modo non capirebbe cosa stai pensando. E ci fosse un modo di leggere nel pensiero, sarebbe una scrittura incomprensibile. Prima di
pronunciare una frase, la persona pensa come posso esprimermi in maniera che lui possa comprendere. E dunque le lettere sono una tzimtzum, una contrazione dell'energia divina per creare creature limitate e specifiche. E sulla radice di queste lettere sono 5 lettere, sono 22 lettere naturali, ma ci sono 5 lettere che sono la radice di tutte queste lettere, e sono lettere finali, Manspach, Mem, Nun, Tzadik, Pei, Chaf. Se notate bene, la Mem è una lettera che si pronuncia con le labbra, Mem. Nun con la lingua, Tzadik con i denti. Pei è con le labbra. Mem è il palato, scusate. Mem è il palato, Pei con le labbra. E Chaf gutturale. E questi sono i 5 suoni della bocca. Dunque, ripeto, Mem, palato. Mem, vedi che è il palato. Nun, lingua. Nun. Tzadik, denti. Pei, labbra. Pei. E Chaf, gutturale. Questi sono i 5 organi che suonano, che fanno il suono che viene dal profondo. Loro lo formano, questo suono. E questi 5 suoni rappresentano le 5 forze divine, che sono le 5 forze limitatrici, che separano il suono, separano la voce nei 5 espressioni della bocca, per far nascere da queste 5 espressioni le 22 lettere della Torah. La radice di queste 5 forze qual è? Nel linguaggio cabalistico si chiama Buzzina de Cardunita, che significa letteralmente la luce che viene dal buio. Sarebbe dire un livello di nascondimento talmente elevato che è al di sopra della luce. Questo si riferisce alla forza suprema di Atik Yomin. Atik Yomin è il livello più profondo del Keter. Keter è al di sopra dei 10 Sefirot, la corona. E il Keter c'è Pnimiuta Keter e Chitzoniuta Keter, la parte interna della Keter e la parte esterna della Keter. E dunque la parte interna della Keter si chiama Atik Yomin, e le Gvurot derivano da Atik Yomin. E il Chesed, la radice dei Chassadim, è anche il Chesed di Atik Yomin, come risaputo per quelli che sono esperti di Kabbalah. Shalom a tutti, abbiamo concluso questo capitolo, capitolo 4. E dunque, lo Tzimtzum e le lettere e l'energia divina, tutte e due arrivano dalla stessa radice, da Atik Yomin. E siccome tutte e due arrivano da Atik Yomin, noi sappiamo, la regola dice En Etzem Mastir Al Etzem, una persona non può coprire se stesso con le sue mani, perché è parte di te. Se vuoi coprire te stesso, devi prendere una cosa esterna a te, un abito. Se ti cade a kippah e metti la mano sopra, non vale. Se cade a kippah a tuo figlio e gli metti la tua mano sopra, sì che vale, perché non è parte della stessa entità. Dunque, siccome la rivelazione dell'energia divina e il nascondimento dell'energia divina tutte e due derivano da Atik Yomin, vuol dire che il nascondimento non è un vero nascondimento,
è un nascondimento solo da parte nostra, dalla nostra prospettiva, non è essenzialmente un vero Zinzum. Solo dalla nostra prospettiva ci appare come Zinzum. Shalom a tutti. Adesso studiamo un po' di Mashiach. Ok, shalom a tutti. La rivelazione della Hasidut Chabad tramite l'Alter Rebbe, che è cominciata in maniera specifica, grande, nel 19 di Kislev, continua ad andare avanti in tutte le sette generazioni di tutti i presidenti della Hasidut Chabad, e specificamente tramite che hanno fondato la Yeshiva Tomchei Tmimim, che è la Yeshiva Tomchei Tmimim, una Yeshiva speciale in cui si studia non soltanto la parte esterna della Torah, come il Talmud, l'Halakha, eccetera, ma anche la parte interna, come la Kabbalah, la filosofia ebraica, la Hasidut, eccetera. E in questa Yeshiva Tomchei Tmimim si educano i ragazzi a diventare Chayalei Bet David. Chayalei Bet David sono i soldati della casa di Davide, cioè di Re Davide, che questi soldati escono a combattere la battaglia di Re Davide, di vincere chi? Vincere quelli che disprezzano il tallone di Mashiach, come c'è scritto nel capitolo 89 dei Salmi, e di portare in concreto la rivelazione di Mashiach Tzidkenu, del Re Mashiach Tzidkenu. E specificamente in questa generazione che abbiamo già concluso tutti i concetti e dobbiamo soltanto aprire gli occhi e vedere che ecco questo, il Re Mashiach sta arrivando, Ukvarba è già arrivato. Dai insegnamenti che noi possiamo trarre da questo che abbiamo parlato precedentemente, siccome a parte il fatto che questa generazione, nostra generazione, è l'ultima generazione dell'esilio ed è la prima generazione della redenzione, incomincio della redenzione, noi ci troviamo adesso in un periodo di giorni propizi che sono propizi per la redenzione, e dunque dobbiamo aggiungere di giorno in giorno, come ci impariamo proprio dai giorni di Hanukkah, che si accende ogni giorno una candela in più, dobbiamo aggiungere giorno in giorno nei concetti che portano la redenzione in maniera concreta. Alcuni di questi concetti sono: rafforzare la nostra fede, il desiderio, l'attesa per la venuta di Mashiach, fino al punto che noi sentiamo che finché Mashiach non è ancora arrivato in maniera concreta, in maniera rivelata, i nostri giorni mancano. E come dice il nostro padre Giacobbe, che anche 130 anni di vita sono pochi. Perché sono pochi? Perché ancora non è avuto la redenzione. La cosa principale, concluderebbe, di aggiungere nello studio e nella disseminazione della parte interna della Torah, della Hasidut, ed è la Torah in generale, questo concetto di Giacobbe, che la parte interna della Torah viene paragonata all'olio, che l'olio è quello che si usa per accendere la menorah, che sono i segreti segretissimi della Torah, e mettere questi segreti proprio fuori dalla porta, perché la Hanukkah si mette la menorah fuori dalla porta, perché non basta soltanto illuminare casa tua, devi anche illuminare la strada. E dunque che Yafutsu Menotecha Chutzah, di disseminare le sorgenti della Hasidut fuori, illuminare fuori, illuminare con l'olio fuori, che è la parte interna della Torah, e
la halakha dice, che è scritto nel Talmud, che si può bisogna tenere la menorah accesa ad kalya ragla de tamodai, finché esauriscono, cioè la notte, finché vanno via tutti i tamodai. Tamodai è un tipo di popolo che commerciavano, che stavano fino a tardi. E la parola tamodai deriva da un mored, uno che si ribella. E dunque illuminare così tanto con la luce del Hasidut, con l'olio della Torah, finché tutti quelli che si ribellano a Dio ritornano e fanno teshuvah e non si ribellano più a Dio. Shalom a tutti, grazie a Dio, ci sentiamo domani alle 1:30. Shalom. Ok, Baruch tie. Cercate per favore di non scuotere questo tavolo che so che cigola. Io sono pesante. Non c'entra, però è pesante e basta stare fermo. Ti appoggi, non succede niente. Ma quando, stare, adesso ci penso io. Un po' di volontà.